Buongiorno, buongiorno a tutti. Mamma mia. Pure la piccionaia oggi. Vediamo se si regge tutti i 40 minuti. Allora, io oggi ho fatto una cosa un po' particolare. Ho portato due tipologie di slide. Quindi, devo capire un po' la platea che abbiamo e poi le cambiamo le slide a seconda di chi siete. Quanti lavorano in agenzia, fanno i freelance e lavorano in digital marketing? Alzate le mani. Ok, quanti sono imprenditori che hanno aziende? Ok, gli altri che fate? Disoccupati. 40% disoccupati. No, che fate gli altri? Chi è che hanno alzato la mano? Studenti. Ah, studenti, scusate, studenti. Ok, mettetemi le slide degli studenti. Ok, perfetto, buono, okay, così. Perfetto. Allora, studenti, dovete sapere che la cosa più figa da fare in questo lavoro di digital marketing è fare performance, perché tanto è l'unica cosa che conta. Cioè, fare investire, mettere tanti soldi e budget alle aziende affinché facciano Facebook, Instagram advertising e Google Ads. Loro investono soldi, vedono i risultati, sono contenti a breve termine, vedono subito il primo mese dei risultati. Contenti, imprenditori? Sì, no, se ci sono i risultati. Ogni tanto datemi segni di vita, sono sotto cortisone, non riesco a capire ogni tanto se dico cose che non c'entrano niente col branding, magari fatemelo presente, boh, comunichiamo insieme, ok? Dove spingo? Qua, di qua, di qua, di qua, dove voglio, perfetto. Vabbè, questo sono io, Peter Fruzzetti, mi occupo di branding più che digital marketing. Digital sono stato costretto a prenderlo quando la stampa digitale ormai era morta e mi sono entrato in questo settore, mi piace molto, però ho un pensiero sul digitale, ora ve lo espongo oggi con questo discorso sul no brand, no party. Questi sono i riferimenti un po' di me, dove mi trovate, Cibiamoci Festival è un evento che organizziamo. Sul digital marketing nel food and wine. Ho un gruppo Facebook di web marketing per artigiani, dove contano circa 2000 artigiani, e poi ho il mio sito internet dove potete trovare un po' di contenuti su di me. La giusta mentalità per il digital marketing. Allora, questa cosa che ora dobbiamo diventare tutti molto tecnici e bravi nel conoscere digital marketing, boh, facciamo un po' la gara a chi ce l'ha più lungo, e qualcuno perde sicuramente. Io in primis, però detto questo, secondo me c'è una concezione del marketing che va analizzata. E per semplificarla, io ve la descrivo in questo modo qua. Non so, avete mai provato a organizzare un evento a casa, una festa con i vostri amici? Non so se avete mai provato. E avete provato l'occasione in cui l'avete organizzata e nessuno è venuto alla vostra festa. No, tutti sono sempre venuti. Vabbè. Salvo che la organizzi Laura De Benedetto, allora vengono tutti, ma se no il marketing è come un party, ok? Se non sei un brand, ti tocca pagare i partecipanti. Beh, ora, se questa qui non fate la story, se non mi taggate, me la prendo anche, perché questa è una cosa unica, non ve l'ha mai detta nessuno. Le agenzie non ve la diranno mai, ma è impossibile, perché guadagnano dall'advertising vostra. Non vi faranno mai fare branding. Perché? Perché fare branding significa impegnarvi a dover fare qualcosa anche voi. E per un'agenzia, mettersi in condizioni di avere il cliente che deve fare determinate attività è pesante, è logorante. Si lavora con degli anticipi sul pagamento, ma poi il cliente non fa le attività che deve fare, allora non lo fai pagare, allora estreme dinamiche, molto particolari. E quindi no, branding non è per tutti. Certo, non è per tutti. Allora cerco qui di darvi dei consigli su come diventare brand. Noi in agenzia lavoriamo proprio sulla parte di come cercare di migliorare le performance advertising. Perché non dico che non deve essere fatto, ma che probabilmente con determinate azioni riusciamo anche a spendere meno. E perché non poter spendere meno? Perché non dare meno soldi a Google e a Facebook? Ok, ora si parte, quindi un cenno e siete tutti vivi? Ok, perfetto. Sì, fantastico, mi piace così. Sì, a pagamento, 7,90 invece 99. Ok, poi c'è lì Filippo che fa la video in diretta e tranquillo si fa.
È anche la risposta. No, no, sì, le condividono, sì. Boh, sì, ma sì, credo di proprio di sì. Se no, ci sentiamo, non è un problema. Questa è la definizione di branding. Il brand è un insieme di percezioni nella mente dei consumatori. Bam! Cioè, che roba anacronistica, no? Percezioni. Cioè, è come se io vedo una bella ragazza o un bel ragazzo in discoteca che si è fatto le ali da gabbiano e io lo vedo bellissimo, poi torno a casa, lui si strucca perché succede anche questo e lo vedo per com'è. Brutto. Ok? Magari è intelligente, fortunatamente. Però è una percezione, non mi ha dato niente. Niente. Secondo me questa non è più la definizione di branding, di diventare un brand, dell'essere brand. E ora ci arriviamo. Partiamo dall'inizio. Il primo punto è il tu. Oggi tutta questa moda dei social ci sta mettendo in condizioni di prendere le persone, farli comunicare con delle logiche social che sono linguaggi totalmente identici e per niente personalizzati rispetto alla figura che va a raccontarsi. Se io prendo una persona di 50 anni che deve fare il consulente, che deve spiegare come fare il consulente del lavoro, io non posso spiegarglielo dicendo, guarda, metti qualche razzetto in più, metti la fiammella, perché la fiammella porta engagement. No, la fiammella non, ragazzi. Cioè, se vuole più con queste fiammelle, eh. Meno razzi per tutti, ma più contenuti. Sì, il razzetto mi può far capire qualcosa. Cioè, ho visto il razzetto nel feed, lo scorro scorso. Ah, razzetto, lo vedo, mi fermo. Ma se il contenuto non è niente, rimane niente. Quindi il tu è la cosa più importante. Quando io vado a parlare con un cliente che vuole fare branding, o meglio, che vuole fare una strategia digitale e io lo porto a fare branding, io parlo con lui una giornata praticamente. E tiro fuori tutte le sensazioni, cerco di acquisire tutte le informazioni che ha, cerco di acquisire la sua personalità, perché poi sui social, se non fa lui l'attività, la dobbiamo fare noi, io devo parlare a nome suo. E io devo parlare come parlerebbe lui, non come parlo io, non come penso funzioni sui social. Punto 2, differente. Non so se avete sentito, qualcuno ha sentito parlare di elemento differenziante? Qualcuno ha sentito parlare di business manager di Facebook? Alzate le mani? Sapevo io. La tristezza infinita. Allora, ci troviamo a vedere le stesse sponsorizzate su Instagram e su Facebook, identiche, clone, senza un elemento di differenziazione. E l'elemento differenziazione è un qualcosa che si prende, si trova all'interno della persona, all'interno dell'azienda. E è quello che ci permette di fare la differenza sull'advertising. Un advertising dove c'è un elemento differenziante, un brand che ha un elemento differenziante, diventa necessariamente quell'elemento che ci porta a entrare in una nicchia di mercato scoperta e avere la possibilità di entrare in contatto con delle persone che sono potenzialmente più attratte a noi. Questo non vuol dire ridurre il mercato, perché la domanda che dovreste farmi è: ma così se io sono in una nicchia di mercato, invece che 1.000 potenziali clienti, ne avrò 100? Sì, ma andiamo sempre a sovradimensionare il mercato noi. Se no, a me non mi richiederebbero di riparare i computer, no? Cioè, nonostante faccia branding, mi chiedono di riparare i computer. Quindi, se hanno fiducia in me, mi chiedono di tutto. L'altra volta una mi ha chiesto di venire a cena fuori. Cioè, succede. Questa mania del voler andare a prendere il mercato più grande non è un'opzione per tutti. Il diventare più forte. Quanti sono leader di settore in questa platea? Hai imparato, eh? Ecco, non è un'opzione praticabile, impossibile.
Quindi dobbiamo iniziare a trovare un elemento differenziante, un qualcosa che ci racconti in modo diverso, perché solo se ci raccontiamo in modo diverso riusciamo a uscire dal mercato, a essere appetibili sul mercato. In questo senso qua, internet ci dà tantissime informazioni e che non abbiamo voglia di leggerle. Già Google, ma già solo senza andare sugli strumenti, sul Keyword Planner, gli strumenti di ricerca delle parole chiave di Google, ma andando semplicemente a fare delle ricerche online, si vede quali sono le domande che vengono fatte dalle persone. E alcune volte quelle domande, se andate a vedere i risultati, non danno risposte concrete e Google è costretto comunque a dare risposte. Se voi vi piazzate lì, in quella domanda ancora a cui non c'è risposta, vi posso garantire che per voi sarà l'opportunità di entrare in un mercato scoperto e diventare realmente leader di quel settore, di quella nicchia di mercato. Quindi analizzate a quali domande i competitor non danno una risposta, perché lì è il segreto. Dopo vi faccio degli esempi, perché sennò così sembra tutto molto teorico. Perché, allora, a parte Dario Vignali, chi conosce Dario Vignali? Lo sapevo, tanto lo sapevo. A parte Dario Vignali che ci mette la passione e lo dice, ci sono tanti che ora stanno dicendo, ah, non serve passione per fare business, perché comunque business si può fare comunque senza passione. Beh, è vero, ci sta. Però aiuta moltissimo. C'è un video che se avrete le slide vi ho linkato su YouTube di Simon Sinek. Chi conosce Simon Sinek? Ok, molti più Dario Vignali, ovvio. Un video di Simon Sinek che specifica il motivo per il quale dobbiamo avere un perché. Vi consiglio di andarlo a vedere, perché poi vi tornerà tutto questo discorso che sto facendo. È 18 minuti, quindi non potevo prenderlo ora. L'ossessione, il perché è un'ossessione ed è il vostro boost. A me mi fanno ridere quelli che l'altro giorno su un gruppo hanno scritto: scusate, voglio fare un prodotto artigianale per vendere online e fare tanti soldi. Che prodotto artigianale mi consigliate? Ditemi che consigliarli. Come si fa? Cioè, questo è follia pura. Si pensa che ormai il digital marketing è lo strumento per cercare di raggiungere e fare soldi e basta. Ma quel perché vi spingerà oltre a tutto, vi permetterà di creare delle motivazioni per le quali le persone vi seguiranno indipendentemente che facciate advertising. Abbiamo una persona, noi che seguiamo, un'artigiana, che ha creato una community attorno a lei, che fino all'anno scorso non faceva advertising. Cioè, è pazzesco. Con circa 40.000 follower su Instagram, organici. E gli abbiamo fatto un po' di retargeting sull'uscita della nuova collezione. Ora, non so se si vedono i risultati, però li ho scritti qui. Un po' di retargeting. 190 euro investito, fatturato 12.000 euro. Cioè, io, allora, potevo fare il figo, mettevo questa slide, facevo uno speech sul performance marketing e vi dicevo che ero forte. In realtà no, non c'è niente di merito nostro. Qui è lei, che col suo perché le persone la stanno spingendo a raggiungere i risultati che lei vuole ottenere. Ma perché è sincera, perché c'è il tu, perché c'è l'elemento differenziante e perché c'è il perché. Il tu perché ci si mette in prima persona. Ci mette la faccia, certo. L'elemento differenziante è perché non fa un prodotto artigianale, punto, ma fa un prodotto artigianale per ragazze rock, grintose. Ha specificato la sua proposta di valore. Che è successo? Non lo dico. Ah, pagamento 7,90 euro, però c'hai anche incompluse slide. Momenti. Individua questi momenti, ascoltali online attraverso Google. Ah, fine. Voi
voi dovete essere come il cortisone per le mie placche. Cioè, ecco, questo è il concetto. Dovete pensare di essere il cortisone per le placche di pietra. Cioè, il rimedio efficace per le persone che hanno bisogno di risolvere un problema o soddisfare un'esigenza. Ho reso chiaro l'idea? Potete dirmi di no anche, eh? Piccionaia, lassù tutto bene? Ok. Cioè, dovete pensare. Ah, intanto smettiamo di parlare di target. Domani c'è Iabichino. Domani c'è Iabichino, ve lo consiglio. Lui dice una cosa che non ho detto io, ha detto lui. Lui, grande, parla di branding. Seguitelo. Quando parla target, dice: ma come si fa a parlare di target? Sembra che sia un target è obiettivo, no? È come centrare, andare a sparare a uno. Cioè, sì, siamo persone. Il digitale non è che ha cambiato le cose. Non ha cambiato l'approccio del brand persona, diversamente dal negozio. Ma anzi, c'è bisogno di molta più persona, empatia, proprio per andare a battere quelle barriere. Ogni giorno decine di persone vivono momenti che contano. E tu devi essere presente. Io ricordo ci fu una famosa birra che un ragazzo scrisse: vorrei una birra ora che sono in ritardo col treno. Riuscì a far arrivare la birra a quel ragazzo che era a aspettare il ritardo del treno. Era presente nel momento che contava. Un mio collega, Giacomo Cariolo, per il compleanno aveva richiesto 2 giorni prima di ricevere un codice sconto su Amazon, perché lui acquista tantissimo su Amazon. Amazon gli ha, perché c'erano dei motivi, ora non ricordo quali, Amazon gli ha mandato il codice sconto. Ora non succederà a tutti, quindi non chiedetelo a Amazon. Però, se tu sei presente nei momenti che contano, questo crea reciprocità. È una delle armi della persuasione. Quanto crea relazione in questo? Quanto fa branding tutto questo? Secondo me tanto. I momenti che contano vanno intercettati rispetto a dei segnali, dei trigger. Perché a seconda dei momenti che contano, c'è da considerare il luogo da dove io faccio la richiesta, la domanda, dove ho l'esigenza, il dispositivo e l'orario. Facevo un esempio l'anno scorso, c'era lo speech dell'anno scorso? Nessuno. Ah, due. Facevo l'esempio, vi ricordate che avevamo bucato, no? E c'era quel ragazzo con me nella macchina. Avevamo bucato e per cambiare la macchina, l'autoscuola guida di Caltanissetta mi aveva, io me la ricordo ancora, perché mi aveva aiutato a cambiare la ruota. Io non sapevo cambiare una ruota. L'anno scorso bucai e mi fece la procedura tutorial step by step. Avevo quindi luogo, Accampi, nessuno da Accampi mi aveva fatto nessun contenuto. Dispositivo, avevo uno smartphone, mi ha dato un contenuto su YouTube, sull'applicazione. Orario, era sera, riuscivo col video, mentre mi parlava, a tenere la torcia accesa e quindi io avevo la possibilità di fare. Grazie alla tua scuola guida di Caltanissetta, che ahimè la patente l'avevo già presa, se no la andavo a prendere lì, avevo la possibilità di risolvere il mio problema. Ma io me la ricordo ancora. È perché non c'è motivo di acquistare alla tua scuola di guida di Caltanissetta. Ma quanta reciprocità si crea in questo senso? Io non so se non siete d'accordo, siete sconvolti o siete. Dopo c'è il break. Mani su. Ok, 3 o 4 sono ancora su. Oh. Vi fanno comunicare con le fiammelle sui social. Vi fanno tutta una comunicazione top, trendy, yo-ya. E poi dopo voi vestite in giacca e cravatta, oppure con un tailleur nero molto, molto semplice. Cioè, siamo noi che dobbiamo essere raccontati, la nostra azienda. Perché
Per far questo, tutta la parte visual, che per me non c'è una differenza tra quello che è cartaceo, quindi la brand identity, e quello che sono io. Tutto deve essere correlato. Anche io come mi vesto. Ma non perché io mi devo vestire in un modo che sia analogo alla mia strategia, ma perché la mia strategia deve essere adeguata al mio modo di vestire. Perché fa tutto parte di me. Perché tutto è coerenza. Questa è la dimostrazione del fatto che le persone, non so se vi hanno mai detto quanti brand ci stanno nella nostra testa. L'hanno mai detto? Non ve l'hanno sapete? Due, tre, tre? Perché dici tre? Ora mi dici chi te l'ha detto tre. Chi l'ha detto questo? Eh? Dove? Voglio sapere l'autore. Ti vergogni a dirlo, lo so. Ah. No, vabbè, ci sono alcuni, però non li spaccio questi autori qua. Sì, sono tre, no? Visto che, vabbè, non lo sapete, facciamo un esempio. Tre brand nella nostra mente. Prendiamo una categoria, no? Semplice, veloce. Bibita gassata. Bibita gassata analcolica. Che cosa vi viene in mente tutti insieme? Perfetto, fantastico. Seconda bibita gassata. Che cosa vi viene in mente veloce? Ok, già qui, Fanta, Sprite, Salvini, già c'è stato un casino. Vabbè, però vabbè. Terza, alla terza. Cioè, alla qui c'è stato un Pepsi, cioè, perché tra l'altro c'è la parte di managing di Pepsi, sono sponsor tra l'altro. Però qui silenzio assoluto. Hai sentito? Qui proprio la gente, uno si è girato, all'alcolica. Succede sempre così, succede sempre così, perché nella nostra mente abbiamo due, quindi bravo, biondo, biondo. Scusa, però se non mi ascolti, sei l'unico che sapeva, devi confermare la mia tesi, no? L'ho portata apposta. Nella nostra mente, per ogni categoria, abbiamo tre brand. Quindi, tu sei un imprenditore. Vabbè, e settore? Vabbè, settore. Fotografo, perfetto. Ah, ma sì, ma te ci siamo visti anche. Sì, siamo in ufficio da me. Fotografo, tre fotografi mi vengono in mente. Cioè, non ce ne stanno di più. Oh, il cervello è quello. Quindi i primi due ce li ricordiamo facilmente. Il terzo proprio zero. Zero, zero, zero. Andiamo in confusione. Quindi quando andiamo a fare la nostra scelta, sappiamo già che comprare. Questo, la dimostrazione, sai dove l'avete? L'avete nel fatto che non si sa perché ieri sono andato a prendere la mia figliola a un compleanno e avevano patatine e tre bottiglie di Coca-Cola non stappate, ma erano era la più grande quantità di bibite analcoliche che avevo mai visto rispetto a tutti gli altri tipi. Cioè, le mamme, la prima cosa che fanno è proprio Coca-Cola, è un compleanno, è festa, è party, Coca-Cola. E lo dice la pubblicità, giusto? Perché nella nostra mente, poi dopo ovviamente dice, ma forse gli farà male un po' il pancino, la gastrite, le coline, allora metto altro, però alla Coca-Cola la prendo e la compro. Perché sono tornato qui? È cortisone, scusate, dov'è? E vabbè, comunque ci si ritorna. Quindi dobbiamo iniziare a ragionare pensando a pensare al fatto che nella nostra categoria ci saranno tre brand. Quindi noi dobbiamo massimizzare le performance per cercare di essere lassù. Diventa più facile prendere posto nella mente delle persone. Questo è un nostro cliente. Lui lo posso dire perché ormai ora in quest'anno ci siamo detti che si poteva portare a giro. Allora, dovete sapere mercato delle macchine per cucire. Mercato delle macchine per cucire, mercato dove sta vendendo Amazon. Quindi lui è venuto da me e mi ha detto, qui, boh, secondo me tra 5 anni non si vende più macchine per cucire, le vende tutte Amazon perché uno le compra in Germania, risparmia. Che faccio? E gli ho detto, ma scusami, ma vendi? Vabbè, nel parlare venne fuori. Riparazioni macchine per cucire. Gli ho detto, ma fai fatturato a riparazioni macchine per cucire? Vediamo i dati. Mi dice, oh, guarda, c'è una percentuale, questa. Buon, perfetto. Allora sai che cosa facciamo? Perché tanto il mercato lo sottodimensioniamo. Facciamo tutto il cucito. Diciamo che ripariamo le macchine per cucire. Costruiamo tutto il racconto in questo modo qua.
Andremo a prendere sicuramente una persona che sarà la signora Maria di 50 anni, che magari ha come hobby il cucito, eccetera. Ma per ora ci va bene. Andiamo a costruire il personal brand su di te rispetto a questo. Togli il nome del tuo negozio per ora, mettilo in disparte, li consideriamo degli ambulatori. Ok? A livello visual abbiamo detto, dobbiamo essere forti, cioè dobbiamo spingere, i primi 6 mesi dobbiamo partire. E se, ovviamente, ripeto, non faccio tutti vestire da dottore, tutti i miei clienti. Ma nel caso suo, siccome lui lavora nel teatro, tutta questa idea si era costruita attorno al fatto che lui già mi aveva dato degli elementi per capire che lui poteva sostenere un progetto del genere. Ok? E ha iniziato a fare queste foto qua. Dottor Cucito, gli è piaciuto? Ha detto sì, mi appartiene, mi sta dentro. Oggi è un personal brand che lo chiamano da Napoli a fare degli eventi. Ok? Lo chiamano dottore su Messenger, stiamo gestendo noi la pagina Facebook. Dottore, dottore, la mia povera macchina sta male, le potrebbe fare un controllino? Giuro. E lui dice, allora, nel video fa, venga, si spogli e tira fuori la scocca della macchina per cucire. E le signore sono pazze. Cioè, una, l'altro giorno, un mese fa, lui fa ogni tanto delle dirette. E a un certo punto, una signora che lo adorano ha fatto: oddio, dottor Cucito, per vedere la live, io non sono. Ho bruciato la scena, mio marito starà senza mangiare. E lui ha detto: ora inizio anche a stare sulle scatole ai mariti, no? Veramente le persone hanno iniziato a considerarlo come il vero esperto. Non sta vendendo macchine per cucire. Sta creando contenuti per le persone gratuiti. Contenuti le persone che realizza lui, perché noi gestiamo i contenitori. Perché questo fanno le agenzie. E possono fare bene, ma non possono creare contenuti per voi. E questo mi dispiace che vi dice il contrario. Si può fare, certo, ma non sarà come farli costruire a voi che siete gli esperti. Quindi ci deve essere, per diventare un brand, ci deve essere un imprenditore che ha voglia di mettersi in gioco. E non è un problema di budget, eh? Non è mai un problema di budget fare branding. È un problema di impegno. Questa è la differenza. Però ovviamente è più semplice buttare dentro dei soldi in performance marketing, advertising, invece che fare branding e stare la sera e la notte a rispondere ai messaggi. Questo è l'esempio lampante dove il visual e la costruzione del brand si integrano e costruiscono nella mente delle persone una forte percezione. Content. Creare contenuti adeguati a momenti che contano per le persone attraverso coerenza e consistenza. Coerenza, semplice. Se parlo di riparare le macchine per cucire, sarà lì che dovrò battere, saranno tutti i contenuti sulla riparazione. Le richieste alle vendite, le richieste per le macchine, per acquistarle, gli arrivano lo stesso. Ma lui non frequentemente fa promozioni, anzi, quasi mai. Gliele chiedono. Perché si è creata una serie di fiducia che le persone acquistano e si fanno spedire da casa, anche sapendo che su Amazon la compreranno a 100 euro meno. Semplicemente perché è lui. Perché sanno che c'è una persona dietro. Quello che non capisco di tutto questo giro qua è perché stiamo ancora. Cioè, tante agenzie, ormai 2 anni si parla di questo, dicono che organicamente non si può ricevere più niente. Cioè, bisogna fare solo sponsorizzate perché non si riceve più niente organicamente. Boh, vabbè, ci arriviamo. Secondo me c'è ancora modo di trovare traffico organico. Non è il solo, ovviamente. A questa domanda vengono fuori altre domande. No, YouTube è valido solo per vlog how to? Facebook non c'è più nessuno su Facebook. Sono tutti spariti su Facebook, dicono. Cioè, ci sono solo io, in pratica. Instagram è solo per giovani e deve avere un bel feed per forza. Cioè, dovremmo essere tutti esperti di preset Lightroom perché se no su Instagram non ci possiamo stare. Boh, io non so, però secondo me non è così. Cioè, non è questa. Perché se tu stai raccontando la tua visione, il tuo prodotto, il tuo servizio in modo efficace alle persone giuste, tu arrivi alle persone, indipendentemente dal canale. Basta saperlo utilizzare.
È ovvio, YouTube mi serve per un approccio, Facebook per un altro, Instagram per un altro ancora e blog per un altro ancora. Io non so, biondo, copertura organica. Su una pagina da 6.000 fan, quanto tiriamo su di copertura organica? Su un post. Microfono. 15-20%? Forse anche 15-20%. troppo. Ok, io avrei detto anche meno, 10%. Vedi, lei, tra l'altro, ha portato lei, non lui, Social scusami. media manager è lei. 10%. 10%, cioè si dice in media, no? Un 10%, poi può essere anche un 2%, ho visto roba del genere, ma c'è anche chi prende un 20%. Sto tizio qua, che si chiama Dottor Cucito, sono andato a prendermi gli ultimi tre post, su una pagina da 6.000, ha tirato su in copertura organica 2.5, 4.5 e 2.000. Ma ha tirato su, poi ho visto nei post anche indietro, anche 6.000. Ok? Ma perché? Perché lui ha costruito una community, lui ha dei fan totalmente in target, no beduini comprati su Instagram, ok? E lui ha costruito una relazione con le persone. Una relazione che è inscindibile, non si basa sull'advertising. L'advertising è qualcosa che mi sprona a spingere, andare avanti, andare oltre. Sapete perché non fanno speech sul branding? Lo sapete? Non lo sapete? Fa fatica. Sono commosso. Ha indovinato. Bellissimo. Tornando al perché, cioè, c'è un tizio che tutti i giorni, c'è un gruppo Facebook, che ha trovato un elemento differenziante, che parla di tool per startup, che scrive in dei gruppi Facebook, in un gruppo Facebook suo, e che posta sempre tutti i tool. Oggi lui è toolman, ok? Ora non so, se mi avesse contattato io gli avrei fatto anche un vestito, un mantello, un logo con scritto toolman. Però ormai è diventato la persona esperta di tool, questo personaggio lì, no? Quello dietro di voi, Bernardo Mannelli. Elemento differenziante è un perché. Non è il suo principale lavoro, ma cavolo, questo spinge tutte le sere. È lì sul pezzo. Scusate. Cortisone. Quindi è lì tutte le sere, elemento differenziante, perché community? Se uno chiede un tool, lo chiede a lui. Quindi sì, è certo, il Facebook advertising, Instagram advertising, Google Ads ci aiuta, ma cerchiamo anche di trovare del traffico organico, ce n'è. Personal brand. La storia senza Biancaneve non sarebbe la stessa, la matrigna sarebbe la più bella il reame, Principe Azzurro single. Giusto? Sto scritta io. È bellissimo. Mi ha emozionato, scusate. Senza protagonista lo storytelling non esiste. Cioè, a me, se mi mettete l'azienda bellina, eccetera, e non mi mettete qualcuno lì dentro che faccia da voce, non può arrivarmi. Abbiamo già la barriera del monitor o dello smartphone. Io lì ci voglio vedere una persona. Guardate, le persone si stanno innamorando delle storie delle persone. Da bambini siamo abituati a sentire, ad ascoltare le storie. I bimbi di 2, 3, 4, 5, 6 anni vogliono sentirsi leggere le storie prima di andare a letto. E la cosa ci fa stare meglio. E la stessa logica va utilizzata nello storytelling nel digitale. Questo è l'unico segreto. Quindi un brand senza un personal brand è difficile arrivare. Fatture in cloud, che è uno dei colossi, sulla fatturazione elettronica, eccetera, ha un Daniele Ratti in prima persona, che è lì, che ha un perché. Probabilmente non era la sua passione la fatturazione, ma è diventata la sua ossessione.
A tutto questo dico un'altra cosa. Scusate, non sono riuscito a mandargliela. Ma ve la leggo, eh. Tanto nessuno mi segue sui social, no? A me, Pietro Fuzzetti, Facebook, nessuno. Vabbè, ve lo leggo questa volta. Allora, vi leggo questa cosa qua perché la cosa mi direte è: ah, ma i grandi brand non fanno così. Me lo permettete un attimo? Me lo leggo? Vai. Questo qui l'ho ripreso da Gianluca Diegoli, un esperto di marketing, relatore l'anno scorso. Qualche giorno fa, lui ha letto il libro del fondatore di Nike. Prendo degli spunti. Era dal libro. Era chiaro che alle persone piaceva l'aspetto delle nostre scarpe. Nike, su questo eravamo d'accordo. Era chiaro che piaceva la nostra storia, un'azienda dell'Oregon fondata da patiti della corsa. Perché? Era chiaro che piaceva cosa diceva di loro, l'indossare un paio di Nike. Eravamo più di un marchio. Era. Vai. Sì. Ok. Eravamo più di un marchio, eravamo una dichiarazione di intenti. Negli anni 60 le conoscenze sugli infortuni legati alla corsa e sui traumi sportivi in generale erano poco diffuse. Così le lettere di Johnson erano spesso piene di informazioni che era possibile trovare da qualsiasi altra parte. Mandava loro, che non era possibile trovare da qualsiasi altra parte. Mandava loro auguri di Natale, mandava gli auguri di compleanno, mandava biglietti di congratulazioni dopo che avevano tagliato il traguardo di una gara importante o di una maratona. Questo è Nike negli anni 60. Cioè, di che si sta parlando, ragazzi? Cioè, i grandi brand non fanno così, fanno due. No, ma di che si dice? Ma che si dice? Non fatevi fottere il cervello con questa cosa dell'advertising. C'è tutto il branding prima va fatto. E non vi prendo me clienti, ve lo assicuro. Ma trovate un'agenzia e ve lo faccia fare. Ma parte tutto da voi, tra l'altro. Neanche dall'agenzia, parte tutto da voi. Non state costruendo niente a lungo termine, state facendo qualcosa a breve termine. Costretti a pagare i partecipanti di un party tutte le sante volte. Oh, se vi piace. Quindi, secondo me, in relazione anche a questa definizione che vi ho letto, vi do l'ultima definizione, che è quella che credo sia la più importante. Il super brand, non brand. È quel brand che è presente nei momenti che contano per le persone. Basta. Non piangere però, eh. Non piangere. Ti ho visto un po' di. Cheat mia, anche questa è mia. Grazie. Speech sponsorizzato da Cortisone. Non dimenticatemi, perché poi è facile. Lo so. Grazie. Domande, dubbi, perplessità? Preventivi? Vai, posto così, grazie.